Buonasera a tutti, diamo la parola al segretario comunale per l'appello. Citterio Cristiano, Presente. Orlandino Vincenzo, Baroffio Marzia, Calò Andrea, Adamoli Giorgia, Adamoli Roberto, Maletta Veronica, Santa Croce Giuseppe, Lacchè Tullio, Baroffio Enrico, Gambarini Sergio, Tizzi Silvio, Ballino Andrea, assente. C'è il numero legale. Grazie, segretario. Il primo punto all'ordine del giorno, come al solito, è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Mettiamo in votazione le sedute del 31 maggio 2016 e del 26 luglio 2016. I verbali sono il numero 19, 23 e 24 di maggio e il 25 e 29 del 26 luglio. C'erano stati delle modifiche, avevamo rimandato l'approvazione, quindi adesso possiamo metterle in votazione. Se c'è qualche osservazione da parte dei consiglieri, altrimenti procediamo subito alla votazione. Consigliere Gambarini. Le rettifiche che Baroffio aveva chiesto, siamo van bene. Grazie, consigliere Gambarini. Quindi possiamo mettere in votazione i verbali 19, 23 e 24 del 31 maggio 2016, favorevoli all'approvazione. Contrari, astenuti, nessuno. E i verbali dal 25 al 29 del 26 luglio 2016, favorevoli. Il secondo punto all'ordine del giorno è l'estinzione anticipata dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con decorrenza il 1º gennaio 2017. È una materia complicata ma interessante che consentirebbe appunto di ridurre la spesa corrente, per cui do subito la parola per illustrare questo punto all'ordine del giorno all'assessore Carlo D'Ambrosio, eventualmente assistito dalla ragioniera capo Donnarumma. Prego, assessore. Sì, grazie. Con decreto legge del 24 giugno del 2016, con l'intento proprio esplicitamente inserito nella norma statale, è stato creato un fondo inizialmente di 14 milioni di euro per il 2016, atto a consentire l'estinzione anticipata dei mutui. In pratica, questo fondo serve per coprire quelle che sono le indennità che la Cassa Depositi e Prestiti, l'indennizzo che la Cassa Depositi e Prestiti chiede nel caso in cui un comune decida di chiudere anticipatamente i propri mutui. Il Comune di Vedano ha 1.804.530,65 come valore complessivo di tutti i mutui che si sono accumulati nel tempo. Addirittura ci sono mutui che risalgono al 1965 che ancora stiamo pagando oggi. È un peso che grava anche sulla parte corrente, nel senso che gli interessi e insomma la rata del mutuo grava sulla parte finanziaria corrente del comune, quindi limitando la capacità di spesa del comune annuale per 22.462 euro. Questo vuol dire che nel momento in cui si decide di estinguere una parte o impossibile, ma tutti i mutui, vuol dire che recuperiamo più di 20.000 euro di capacità di spesa corrente del comune che può essere poi destinata ad altro. Con questa deliberazione sostanzialmente si autorizza l'ufficio e la responsabile del servizio finanziario a programmare l'estinzione, la richiesta, perché il sistema funziona chiedendo al Ministero dell'Interno e inviando la deliberazione del Consiglio di poter estinguere una serie di mutui. E
chiedendo di contribuire, di poter attingere a questo fondo messo a disposizione dal Ministero a copertura dell'indennizzo richiesto da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente la richiesta verrà fatta per una buona parte dei mutui. Si è già sicuro sin d'oggi che il Ministero molto probabilmente acconsentirà o comunque renderà disponibili solo in parte la copertura degli indennizzi, e quindi solo una parte probabilmente riusciremo a chiudere a costo zero. Questa delibera autorizza appunto gli uffici a poter presentare la domanda al Ministero e alla successiva estinzione. Qualora il Ministero non riconosca, nel caso estremo, nessun tipo di copertura per quanto riguarda l'indennizzo, è ovvio che il Comune di Vedano non porterà avanti questa estinzione, perché sarebbe eccessivamente oneroso. Per darvi un'idea adesso a numeri complessivi, per quanto riguarda gli investimenti di scuola elementare, asilo nido, cimitero, impianti sportivi, scuola materna, che sono tutti mutui che sono nati anche in anni dal 65 al 2008, ci costerebbe estinguere questi mutui oggi 103.000 euro, quindi la Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di un debito di 276.000 euro erotti chiede un compenso, come lo vogliamo chiamare, di 103.000 euro. Questi 103.000 euro o ce li dà lo Stato attraverso questo fondo, oppure noi non proseguiremo con questo progetto, perché è evidente che sarebbe eccessivamente oneroso. Questo è quanto. Ho ultimato, Sindaco. Grazie, Assessore. Se c'è qualche intervento. Consigliere Tizzi. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, mi sembra di aver capito che questa operazione si può fare se abbiamo due elementi, un avanzo di amministrazione e poi della liquidità. Con questi due elementi si riesce a rifare questa richiesta. La mia domanda è questa: a parte che sarebbe poi un avanzo, leggo, che sarebbe da riallocare al 30 novembre con nella variazione di bilancio. Visto che l'avanzo di amministrazione, come sappiamo, è stato utilizzato una bella cifra, più di 2 milioni di euro, per fare questi investimenti del 2016, ne utilizziamo probabilmente dell'altro per estinguere questi mutui. Ne abbiamo ancora, ce ne sono ancora di avanzo di amministrazione, eventualmente per fare altre operazioni di questo genere che magari verranno o meno. Questa è la prima domanda. La seconda, ne ho letto la delibera, avete distinto i mutui in tre tabelle. La prima, mi sembra, la distinzione è questa, sotto i 100.000 euro. La seconda, i mutui verso il gestore unico del sistema idrico integrato, società Alfa SRL, e la terza, quella superiore ai 100.000. Quindi quella superiore ai 100.000 sembra di avere escluso probabilmente per problemi di liquidità o, come dicevo prima, di avanzo. La prima, ok. La seconda, avete per caso già chiesto alla società Alfa, ovvero il gestore unico, visto che ci dovrebbe dare 196.000 euro come estinzione debito, in via informale vi siete informati se la società ha tutti questi soldi per estinguere il debito? Anche, a me sembrerebbe un po' difficile perché ha diversi debiti, però non lo so. Anche i tempi tecnici ci sono? Fare la richiesta, rispondere e tutto, perché sennò questa seconda parte di delibera secondo me rimane solo sulla carta e basta, se non è possibile, mi sembra molto difficile. Poi una cosa, questa domanda va fatta entro, se non sbaglio, entro il 31 di ottobre, quindi è stata approvata in tempi così frettolosi perché prima facciamo questa richiesta, prima siamo per caso in ordine di ricevimento di domanda
o meno, se c'è una graduatoria, ecco, prima che lo fa abbiamo più possibilità di avere questa richiesta. E poi, secondo noi, questa operazione è un'operazione positiva, in quanto secondo noi è sulla falsa riga della rinegoziazione dei mutui che abbiamo fatto qualche anno fa, nel senso che noi abbiamo rinegoziato i mutui qualche anno fa, abbiamo sì allungato, però abbiamo risparmiato degli interessi passivi proprio in vista di questo, diciamo, secondo passo, ovvero anche con questa manovra si va a risparmiare degli interessi passivi, come ha detto l'assessore, durante l'anno. Quindi per noi questa è una cosa favorevole. Ecco. E poi niente, l'ultima cosa, volevo solo ribadire il solito concetto che quindi i nostri bilanci erano anche positivi, nel senso che con tutti questi avanzi di amministrazione, avanzo per quanto riguarda l'investimento del 2016 e quindi al di fuori del patto di stabilità, probabilmente questo avanzo per rinegoziare i mutui, quindi i nostri bilanci non erano così scarsi come si era fatto passare. Grazie. Grazie consigliere Tizzi. Sì, questa sottolineare è un'opportunità, una possibilità, un'idea che è stata suggerita dagli uffici dall'ufficio finanziario ed è stata proposta al Consiglio Comunale, che spero approverà, per dare una possibilità in più per essere tra, diciamo, i primi a provare a presentare questa domanda, se come sembra ci sarà l'opportunità, e per approfittare appunto di questa riduzione sostanziale della spesa corrente. Ed è stata, la tabella, la può spiegare meglio l'assessore, è stata divisa in tre parti, proprio per, a seconda dell'opportunità che si può cogliere, andrà presa la parte più opportuna. Un discorso andrà fatto con la società Alfa, sono già iniziati i primi colloqui, i primi contatti, poi le vicissitudini, è una vicenda complessa, le vicissitudini non so quando porteranno alla conclusione di quello sviluppo. Gli altri sono invece più alla portata, ci sono mutui di diverse portate, quindi si possono modulare gli interventi. Adesso quello si chiede al Consiglio Comunale di approvare questa possibilità, così poi gli uffici hanno la possibilità di sfruttare questa opportunità. Assessore D'Ambrosio, vuole rispondere alla consigliere Tizzi, prego. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda l'avanzo libero, l'avanzo di amministrazione utilizzato per questo tipo di operazione è l'avanzo libero, quindi è completamente, non è quell'avanzo che è stato utilizzato per quanto riguarda le opere di investimento. Quindi questo è un'ulteriore parte dell'avanzo che può essere utilizzato per questo tipo di operazione. Niente, come spiegava anche il sindaco, questo è il dettaglio qui della delibera, è per individuare in modo anche abbastanza comprensibile la natura dei vari mutui che sono presenti, sono in essere per il comune. Ci sono dei mutui che ovviamente fanno parte delle attività di investimento del passato del comune e che possono essere gestiti, la loro estinzione può essere gestita senza nessun tipo di problemi, ovviamente se c'è la possibilità, se l'avanzo lo consente. Quindi possiamo arrivare fino a un certo massimo, ecco, che è l'avanzo disponibile. Per quanto riguarda la rete fognaria e tutto quello che riguarda la gestione del sistema idrico, in questo momento siamo nella condizione di poter presentare domanda al Ministero, una volta che viene approvata la deliberazione, viene deliberato, insomma, di poter procedere, possiamo presentare al Ministero l'intenzione di voler estinguere tutti i mutui, compresi anche quelli del servizio idrico. Domanda che non è vincolante, quindi in un momento successivo, nei confronti con Alfa dovesse venire fuori che è più conveniente mantenere quei mutui perché la società se ne prende capo e quindi non c'è nessun tipo di convenienza da parte dell'ente a estinguerli perché non sarebbe più cosa propria, si può tranquillamente rinunciare all'eventuale disponibilità che il Ministero concede. C'è anche un'altra considerazione da fare, che in questo momento la norma
A parte che bisogna aspettare dei chiarimenti da qui alla fine del mese per capire operativamente come si dovrà procedere. E questa, vabbè, questa è una delle pecche che ormai ci ha abituato il ministero, che quando promulga dei decreti si dimentica nella parte attuativa di essere chiaro. Però, e quindi anche in questa occasione dobbiamo aspettare fino all'ultimo, per capire fino in fondo qual è la procedura esatta da seguire. Ma nel decreto si parla di una proporzionalità nella distribuzione dei fondi, quindi dovrebbe essere distribuito, i soldi dovrebbero essere distribuiti in base ai mutui, alle richieste che arrivano, in base alla quantificazione del mutuo. Quindi su 100 che arrivano, se noi contiamo uno, ci danno uno. Ecco, questo è la sintesi, e quell'uno molto probabilmente non sarà mai tutta la richiesta che noi facciamo. Quindi andiamo a fare una richiesta che è quella massima possibile, dopodiché vediamo la risposta del Ministero. Nell'intesa che comunque sia si può rinunciare alla estinzione del mutuo dichiarata in una prima fase al Ministero, qualora il riconoscimento della copertura dell'indennizzo fosse bassa e quindi ci consentisse di estinguere solo in parte i mutui elencati in una prima dichiarazione. A posto. Grazie. Grazie Assessore, se c'è qualche altra domanda, altrimenti mettiamo in votazione la delibera. Beh, va bene. Allora, favorevoli all'approvazione della delibera di estinzione anticipata dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli all'immediata esecutività. Terzo punto all'ordine del giorno è il rilascio della fideiussione a garanzia del mutuo da contrarsi da parte della società Gestioni Servizi Territoriali Sociosanitari SCPA per finanziamento dei lavori di miglioria della struttura di proprietà comunale adibita a centro medico polifunzionale. La società in questione è la società cooperativa che gestisce l'ambulatorio medico. E è stata chiesta appunto questa fideiussione per diciamo, aiutare la concessione del prestito considerato la valenza sociale dell'attività. Lascio anche qui la parola all'assessore al bilancio Carlo D'Ambrosio, eventualmente assistito anche qui dalla signora Donnarumma. Prego, assessore. Sì, grazie. Dal punto di vista tecnico, questa è una fideiussione un po' anomala per chi è abituato alle fideiussioni tradizionali rilasciate dagli enti creditizi o dalle assicurazioni, perché qui stiamo parlando di una fiduzione che innanzitutto nasce da un'esigenza di una convenzione fatta con una società di servizi, che di gestione di servizi, che è poi la società dei medici del comune. Una convenzione che prevede una serie di lavori alla palazzina civica. Opere di natura straordinaria che nascono da un'intesa tra il comune e la società di gestione dei servizi. Questi lavori che sono completamente a carico della società, e vengono finanziati, questi lavori sono finanziati attraverso un mutuo. Mutuo che ha avuto la necessità di una garanzia, garanzia che viene prestata dal comune. Garanzia legittima sulla base dell'articolo 207 del TUEL per un ordine di una condizione
Innanzitutto perché tutti i lavori di manutenzione straordinaria rimarranno poi di proprietà del comune stesso, quindi vuol dire che qui stiamo garantendo degli investimenti su opere che comunque saranno di proprietà, riguardano un immobile del comune e opere straordinarie che rimarranno di proprietà del comune. Una garanzia che dal punto di vista finanziario non ci costa nulla, perché è una garanzia sostanzialmente chiamata fideiussione, ma è una garanzia prestata dal bilancio dell'ente di fatto. Il Comune si pone nei confronti fornisce all'istituto bancario Unicredit la garanzia nel caso in cui non dovessero adempiere al pagamento delle rate la società di gestione dei servizi. Una garanzia a costo zero all'ente creditizio, gli è sufficiente la deliberazione di questa sera per emettere come forma di garanzia. Questa sera sostanzialmente il Comune si pone come garante, come detto, nei confronti del mutuo acceso dalla società Gestione Servizi Territoriali Sociosanitaria, società cooperativa per azioni, e nel caso in cui non dovesse adempiere ai propri obblighi in relazione a questo mutuo di 100.000 euro, interverrà il Comune. Ripeto, stiamo parlando comunque di interventi che riguardano un immobile comunale e opere di natura straordinaria che rimarranno poi di proprietà dell'ente. Grazie. Grazie Assessore. Sì, infatti con questo intervento che è stato approvato dalla Giunta come prevede la normativa, verrà recuperato un locale che adesso è adibito a semplice deposito perché venivano a mancare la superficie aeroilluminante, proprio i requisiti minimi per aprirlo al pubblico. Quindi sarà un bel intervento e poi il Comune di Virano erediterà alla conclusione, alla fine della convenzione in essere, un locale pienamente agibile. Quindi, se c'è qualche intervento sulla relazione che ha fatto l'assessore, sulla delibera, consigliere Baroffio. Ma intanto in commissione sabato era stato detto che stasera sarebbero stati illustrati nel dettaglio i lavori, che secondo me dovevano essere un presupposto, come dire, conoscitivo per questo consiglio per votare positivamente o negativamente la delibera. Faccio questa osservazione perché viene dato per scontato, per esempio, che l'acquisizione al patrimonio dell'ente del risultato finale dell'intervento sia un beneficio per l'ente. Mi risulta invece che sia buona norma nei contratti di locazione come nei contratti di concessione riservarsi il diritto di chiedere la riduzione in pristino. Mi spiego meglio. La sala di cui stiamo parlando era a suo tempo stata adibita a sala consiliare. Oggi c'è già stato un intervento di frazionamento per ricavare gli studi medici, che ha determinato poi la creazione di questo spazio chiuso senza finestre all'interno. Un giorno, quando dovesse cessare la concessione, potrebbe essere interesse del Comune riavere una sala nelle condizioni in cui si trovava. Generalmente questo tipo di richieste vengono poste a carico del concessionario. Io te la concedo con la riserva di richiederti di restituirmi esattamente quello che ti ho concesso all'epoca. Quindi di per sé questa osservazione dimostra che l'acquisizione al patrimonio dell'ente non è necessariamente un vantaggio, lo si capirà nel momento in cui cessa la convenzione. Adesso, fatta questa considerazione, avrei una serie di domande piuttosto precise perché per potersi esprimere su questa richiesta, che comunque involve un impegno dell'ente rispetto a un ipotetico inadempimento sulla restituzione di questo mutuo, che non, cioè, può essere considerato teorico, ma non così tanto teorico se Unicredit ha ritenuto di non erogare il mutuo senza la garanzia di qualcun altro. Ora, la parte
prima domanda che viene è spontanea è: questa società, avete indagato quale sia il suo patrimonio, quale sia il suo capitale, quale sia la sua compagine sociale? Questo perché nell'ipotesi malaugurata in cui non dovesse essere adempiuto il contratto di mutuo e quindi non dovesse essere restituito integralmente da loro e dovesse essere l'ente a restituirlo invece del garantito, l'ente poi dovrebbe rivalersi sulla società. Se però questa società non è ritenuta così solida da Unicredit, potrebbe non essere ritenuta così solida nemmeno da noi. Quindi questa prima osservazione mi riporterà poi a un'osservazione conclusiva su quello che secondo me sarebbe stato più semplice e lineare. Le altre domande piuttosto puntuali sono legate anche qui a un'informazione minimale. Ci sarebbe piaciuto avere copia del contratto di mutuo e copia del contratto di fideiussione. Noi questa sera li deliberiamo, ma ci sarà un contenuto comunque contrattuale sia nella garanzia sia nel mutuo. Ora vado per tentativi, è ipotetico, ma è verosimile credere che il contratto di mutuo preveda che l'inadempimento del pagamento di una o più rate determini la risoluzione del contratto con l'obbligo di versamento integrale del capitale. Di solito i mutui sono strutturati in questi termini. Voi nella delibera dite che l'ente per prudenza metterà a bilancio nel fondo di riserva una rata d'ammortamento annuale. Se però si dovesse verificare l'ipotesi peggiore, cioè che questi non pagano e Unicredit chiede il pagamento integrale, questa prudenza non è sufficiente. Cioè l'ente potrebbe, se l'anno prossimo già saltano le rate e risolvono il contratto, l'ente potrebbe essere chiamato a restituire 90-100.000 euro in un botto solo. Altra domanda: il contratto di fideiussione prevede la cosiddetta prima richiesta, cioè senza facoltà di opporre eccezioni, presumo, però anche questo ci sarebbe piaciuto saperlo. Ecco, prima richiesta. In caso quindi dell'attivazione di escussione della fiduzione del pagamento da parte dell'ente, sarebbe necessario agire in rivalsa, e questo quindi era la considerazione iniziale, cioè da chi è formata la società, che garanzie ci dà che ci possa essere la rivalsa, e alla fine ci domandiamo, visto che da quello che informalmente è stato detto in commissione saranno i medici a versare materialmente i ratei mensili, perché non hanno garantito loro? Questa era la considerazione pratica, cioè perché deve essere impegnato l'ente su una cosa che poi alla fine riguarda i medici e che pagheranno i medici. Mi riservo poi ad esito della risposta eventualmente di chiedere qualche ulteriore chiarimento. Grazie consigliere Baroffio, ma guardi che l'utilità, sono le ipotesi che ha fatto, sono più ipotesi di scuola, ringraziamo per queste precisazioni, però l'utilità sociale dell'opera è indubbia, tant'è che sono, che ricordo io, sono almeno 10 o forse più 20 anni che i medici sono collocati lì, con soddisfazione di tutti, dei vedanesi, dei medici stessi, che trovano una struttura comoda e accogliente per i vedanesi. Il locale adesso, ripeto, è adibito da diversi anni a magazzino, è stato preso in affitto dai medici proprio perché era inutilizzato e inutilizzabile, e i consigli comunali che si svolgevano allora non credo che rispettassero tutte le normative sulla sicurezza, invece che saranno prontamente rispettate quando il locale sarà adibito a degli studi, quindi avrà una sua collocazione. Il progetto adesso è intervenuto per primo, per cui l'assessore Adamoli non ha fatto in tempo a illustrarlo, ma avrà il piacere di dimostrarlo al Consiglio Comunale ai presenti fra poco. Nel frattempo, se l'assessore voleva rispondere a qualche punto. Sì, no, come fideiussore, allora la fideiussione qui viene chiamata nella deliberazione come fideiussione. In realtà qui stiamo parlando di una garanzia, cioè vuol dire le condizioni che sono... non esiste un contratto di fideiussione tra... la fideiussione non è che viene emessa da un altro ente e il comune chiede all'ente creditizio
come può essere la tesoreria o come può essere un'altra banca, di emettere una garanzia a favore di quel mutuo. Qui stiamo parlando, perché è stato sufficiente per l'Unicredit, è stato sufficiente che il Comune prendesse sostanzialmente l'impegno di coprire quel capitale. Questo vuol dire che l'unica condizione è che nel momento in cui la società di servizi non dovesse adempiere al pagamento della propria rata, interviene l'ente. Perché viene data come viene accantonata nel fondo solamente la rata di competenza dell'anno? Perché nel momento in cui nell'anno non dovesse adempiere la società di servizi, interviene il Comune, ma interviene sulla singola rata non pagata. Questo è stato il senso della costruzione della deliberazione e la garanzia che verrà fornita all'Unicredit. Per quanto riguarda le opere che sono state, poi sarà, come diceva il sindaco, sarà poi più chiara l'assessore di riferimento, ma voglio dire, a prescindere dalle considerazioni che possono essere fatte a ultimazione dei lavori o a conclusione del contratto di locazione, in questa occasione, sostanzialmente con l'accordo che ne è venuto fuori, il Comune è convinto che le opere che verranno realizzate sono sicuramente migliorative e a fine locazione, quando acquisirà la proprietà anche di queste opere, è già oggi convinto che sono opere che danno un vantaggio e accrescono il valore dell'immobile, quindi non c'è motivo per cui alla fine della locazione si debba richiedere una messa in un ripristino della condizione iniziale dell'immobile. Grazie. Grazie Assessore. Consigliera Damoli, prego. Sì, buonasera. Ecco, per entrare nel merito, quello che prima era un locale deposito senza partizioni interne aveva anche questa copertura inclinata con un'altezza verso il colmo di 4,70 m e invece in radice di oltre 3 metri. Parliamo di uno spazio di circa 130 metri quadri. Con il nuovo progetto viene ripartito in modo da ottenere tre studi medici di una dimensione variabile di 15 metri quadri e un ingresso, un'accettazione disimpegnate da un ampio corridoio illuminato e areato naturalmente e integrato anche con areazione meccanica. Questo corridoio area comune che viene fruita anche come sala d'attesa. Al margine due locali deposito. Come si può notare dalla sezione, quella parte in rosso, mentre nella porzione comune l'altezza dell'involucro rimane invariato, sopra tutti gli studi medici verrà messo in opera un controsoffitto pendinato utile per il passaggio degli impianti che saranno indispensabili per garantire comfort termico e acustico. Praticamente sotto il controsoffitto, che è ovviamente secondo una maglia molto razionale ed è ispezionabile, vengono a distribuirsi tutti i necessari apparecchiature per garantire con un impianto di inverter sia riscaldamento che condizionamento. L'unità esterna viene posta sulla facciata retrostante lungo la via di fuga della scala esterna e la struttura così com'è, diciamo che sia il controsoffitto è removibile, le partizioni interne sono costituite in tavole ben specificate da una doppia lastra di cartongesso che contiene un adeguato
pannello di isolamento, quindi sono elementi costruttivi che in un'eventuale ipotesi di rimozione faciliterebbero questa seconda opzione. I lucernari esistenti vengono mantenuti, così come la via d'uscita. Chiaramente è stato anche sottoposto al parere dell'ATS, che ha espresso parere favorevole, il fatto di avere sia una reazione e un'illuminazione, diciamo artificiali, meccanica, la reazione meccanica e l'illuminazione artificiale integrata e adattata giustamente al numero di fruitori delle unità create. Okay. Poi ci sono altre tavole con gli esecutivi di tutto l'impianto di riscaldamento, con tutti i dettagli e i particolari, però mi sembra che in questa occasione con questa possa essere sufficiente. Grazie. Grazie Assessore, sì, un progetto quindi come vediamo molto complesso e articolato, che quindi richiedeva delle risorse consistenti che la società non aveva. Sulla società abbiamo anche chiesto gli ultimi due bilanci, che se non era obbligo di legge, però è stato chiesto anche quello, è stato verificato che la società era ben solida e ben strutturata. Se c'è qualche altra domanda, consigliere Baroffio, prego. Dunque, vi leggo nelle premesse della delibera che la garanzia fiduciaria può essere rilasciata in presenza delle seguenti condizioni: approvazione del progetto, stipula di convenzione, regolazione dei rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla ristrutturazione dell'opera. Volevo sapere in che termini sono regolati questi rapporti in caso di rinuncia all'esecuzione dell'opera. E la seconda domanda è: i tre studi medici che vengono ricavati verranno destinati a attività coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o ad attività a pagamento e quindi diciamo di tipo professionale libero? Grazie. Grazie consigliere Baroffio. Sull'attività verrà lasciata libertà ai medici di gestire l'attività che ritengeranno necessaria e compatibile con l'offerta necessaria al territorio. Quindi saranno servizi per tutti che adesso non esistono a Vedano e che quindi potranno essere disponibili anche per i vedanesi. Sull'altra domanda, Assessore, vuole rispondere lei sul la ragioniera capo Donnarumma, prego, a facoltà. La convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale il 24 di giugno e fa parte di un allegato di una delibera regolarmente pubblicata, è stata sottoscritta da GST e qui sono previste tutte le ipotesi che contempla l'articolo 207 per consentire che il Consiglio Comunale rilasci la fideiussione. Quindi sulla finalità sociale, sia nel contratto principale di affitto che in questa convenzione all'articolo 4, c'è la possibilità di utilizzo della struttura in funzione delle esigenze della collettività ed è regolata dagli articoli 3 e 4 del contratto di concessione in uso dei locali, vigente fino alla data del 31/12/2020. Quindi già nel contratto principale di affitto i medici hanno detto: questa porzione la lascio a disposizione della collettività, oltre ad avere elencato tutti i servizi di carattere sanitario e sociale che vengono fatti. Sono elencati, non li sto a rileggere, anche perché non li conosco benissimo. Prevede sempre la convenzione che cosa succede al termine della concessione dei lavori, quindi la liberatoria ad acquisire i lavori di miglioria. All'articolo 6, in caso di rinuncia da parte della società alla realizzazione delle opere autorizzate,
oppure al completamento dei lavori nel frattempo intervenuti, è facoltà del Comune, se ritenuto necessario e indifferibile per la fruizione funzionale della struttura, portare a compimento l'esecuzione dei lavori medesimo, con diritto di rivalsa sulla società, che sarà chiamata a rimborsare senza indugio gli importi richiesti nel termine di 30 giorni dalla data di notifica. Quindi è prevista la fattispecie che la società dica non voglio più fare i lavori, oppure ne ho fatti un pezzo, mi sono stufato, non ne faccio più. E questo dice che il Comune può fare quello che abbiamo letto. Nei casi previsti dal precedente punto 6, la società dovrà provvedere con oneri e spese a proprio carico ad estinguere la posizione debitoria presso l'istituto mutuante, sollevando il Comune dall'obbligo di eventuale accollo del finanziamento, perché c'era anche la possibilità che ci rimaneva in capo questo mutuo, e quindi previsto anche quello. La società si impegna a depositare in Comune, con cadenza trimestrale, le quietanze attestanti la regolarità dei pagamenti delle rate di ammortamento, tempo per tempo effettuati. Quindi il Comune, facendo questa operazione, che mi permetto, signor Sindaco, di richiamare due concetti, è fatto per una valenza sociale, perché il Comune non può rilasciare la fideiussione a chiunque soggetto terzo venga a chiederla, perché non sta finanziando. Il Comune dice, hai una finalità sociale, non ti chiedo neanche se sei solvibile, perché la funzione sociale è superiore nell'interesse della collettività. Proviamo a immaginare tutte le società sportive dilettantistiche che, facendo una loro opera su una proprietà comunale, perché la legge prevede questo, solo avere il terreno di proprietà comunale consente di accedere a questa garanzia. Noi abbiamo la proprietà comunale e l'immobile comunale, quindi queste due sono assolte. E la terza, per quanto io conosca questa pratica, posso dirle che la garanzia è stata chiesta al Comune per abbassare il tasso, semplicemente per avere un vantaggio anche sul tasso di mutuo. Grazie signora Donnarumma, se c'è qualche altra domanda mi sembra che sia stato chiaro. Va bene, possiamo quindi mettere in votazione la delibera. E quindi rilasciare la fiducia a garanzia del mutuo di 100.000 euro per la durata di anni 5 da contrarsi da parte della società di gestione e servizi territoriali sociosanitari SCPA con Unicredit SPA per il finanziamento dei lavori di adeguamento interno e realizzazione nuovi studi medici su immobile di proprietà comunale. Di dare atto che vengono rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 207,3 del testo unico enti locali 267/2000, che gli interessi annuali relativi alla fideiussione da prestare saranno inclusi nel calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico enti locali e che non impegnano più di un quinto di tale limite, di autorizzare il responsabile finanziario dell'area ragioneria e bilancio a curare tutti gli atti amministrativi necessari al perfezionamento della presente deliberazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Il quarto punto all'ordine del giorno è la convenzione tra il Comune di Vedano Lona e l'Istituto Comprensivo Statale Silvio Pellico di Vedano, anno 2016-2017. E, come è la solita convenzione che appunto tutti gli anni il Comune di Vedano Lona stabilisce con la scuola per la garanzia del diritto di studio. Diamo la parola per illustrare brevemente il contenuto della convenzione al consigliere Calò. Prego, consigliere.
slide mi supportano. Ok. Bene, allora posso dire che dopo un lungo ma doveroso percorso arriviamo oggi alla presentazione e all'approvazione della convenzione tra il Comune di Vedano Lona e l'Istituto Comprensivo Silvio Pellico. Come sapete, come ha già anticipato il Sindaco, si tratta di un documento che regola i rapporti tra il Comune di Vedano e la scuola, l'Istituto Comprensivo Silvio Pellico, per quel che riguarda la disciplina di alcuni servizi come il pre e il post scuola per la scuola primaria, le attività integrative per la scuola primaria e secondaria, la refezione scolastica e anche e soprattutto i progetti relativi alla qualità dell'istruzione. Sono proprio i progetti relativi alla qualità dell'istruzione quelli che adesso andiamo a presentare con questa serie di slide. Faccio una ulteriore precisazione prima di cominciare, ossia la gran parte dei progetti rispetto a quelli contenuti nella convenzione dell'anno scorso è stata confermata. Alcuni progetti sono stati rafforzati con una voce economica maggiore e questo insomma indice di una qualità dei progetti che sono stati selezionati e scelti dalla scuola e dall'amministrazione comunale lo scorso anno. E un'ulteriore precisazione prima di cominciare, il contributo dato alla scuola per il sostegno dei progetti sulla qualità dell'istruzione rispetto all'anno scorso è rimasto invariato. Tra i progetti distinguiamo quelli che vengono gestiti direttamente dal comune da quelli gestiti dalla scuola, sempre con il contributo comunale. Tra i primi, il progetto promozione alla lettura, animazione gare. L'anno scorso la scuola ha partecipato a delle gare di lettura, mi riferisco in particolar modo alla scuola secondaria, entrando in un circuito ampio e rodato. Gli studenti peraltro si sono molto divertiti, è stato un progetto piuttosto partecipato e apprezzato, per cui l'intenzione da parte della scuola è di riproporlo anche per questo anno scolastico. Per quel che riguarda invece l'animazione alla lettura nei confronti dei più piccoli, si è intervenuto grazie alle ore disponibili all'interno del progetto di sviluppo di comunità, e soprattutto sono stati coinvolti gli studenti di prima della scuola dell'infanzia, giusto, della scuola dell'infanzia, con attività di lettura il sabato mattina. Chiaramente si tratta di interventi per i quali è, diciamo, ancora in definizione la loro attuazione. Però ovviamente sono inseriti all'interno della convenzione con una voce economica che è stata rafforzata anche grazie ai contributi che sono stati versati in seguito alle donazioni dell'Art Bonus. Il progetto Let's Play lo conosciamo tutti perché è da diversi anni che viene tenuto nelle scuole e viene condotto in collaborazione con la Filarmonica Ponchielli. Si tratta di un progetto di educazione musicale rivolto a tutte le sezioni della scuola primaria. Molto apprezzato, ogni anno viene riconfermato dagli insegnanti e anche dalla Filarmonica. Questa è la parte che riguarda i progetti che si tengono nell'ambito del più ampio progetto di sviluppo di comunità e che sono rivolti ai ragazzi tra i 13 e i 14 anni di età che vengono coinvolti in una serie di laboratori ricreativi e vengono aiutati magari nello svolgere i compiti da operatori del centro di aggregazione giovanile, quindi educatori professionisti che svolgono appunto la loro attività in collaborazione con le insegnanti. Il progetto ortodidattico l'abbiamo inserito all'interno di questa tranche di progetti semplicemente per il fatto che è condotto sì dalla scuola ma con un notevole sostegno da parte dell'amministrazione comunale, non solo del comune ma anche di numerosi volontari e di un'associazione, in particolare la Proloco, che insomma intervengono per renderlo possibile. L'anno scorso ha riguardato gli studenti quattrenni della scuola dell'infanzia,
gli studenti di seconda, della sezione seconde della scuola primaria e gli studenti di prima della scuola secondaria di primo grado. Ovviamente l'intenzione, come ogni anno, è quello di insomma, rivolgersi al maggior numero possibile di studenti e quindi di allargarlo il più possibile anche ad altre sezioni. Questa appunto la verifica della fattibilità di questa intenzione ovviamente è ancora in corso e nel corso dell'anno vedremo se sarà possibile dargli seguito o meno. Questo anche è una cosa che si tiene ogni anno, il passaggio dei bambini che frequentano la scuola, l'asilo nido e che passano alla scuola dell'infanzia, che come è riportato nella slide viene effettuato attraverso un percorso concordato tra le coordinatrici delle due strutture, a quale partecipano anche le educatrici. La nostra scuola aderisce ai progetti che vengono condotti dal distretto di Tradate e che sono quelli qui riportati, la filiera del pane quotidiano, quindi progetti relativi allo spreco alimentare che appunto vengono condotti a livello distrettuale anche con la collaborazione di un'associazione di Tradate, gli amici del market, no, l'associazione del market solidale. E poi le azioni a contrasto della violenza di genere. Ulteriori progetti poi possono essere individuati dall'Assemblea dei Sindaci e condivisi con gli istituti comprensivi. Questo invece è un progetto che riguarda anche la protezione civile. La protezione civile interviene nelle scuole sensibilizzando gli studenti su quello che è il lavoro svolto dalla protezione civile, sui rischi che possono essere, sui pericoli, rischi che sono presenti sul territorio dove si vive e quindi ha lo scopo un pochettino di responsabilizzare gli studenti a porre maggiore attenzione al luogo dove vivono, ai luoghi che frequentano. Ecco, poi ci sono i progetti educativi individualizzati che appunto sono rivolti in favore di alunni disabili o con diagnosi funzionale. Sono, come riporta la slide, attivati sulla base delle richieste pervenute dalla scuola e dalle neuropsichiatrie del territorio e appunto sono individualizzati, quindi si realizzano con un progetto specialistico che viene elaborato sia dal neuropsichiatra che è in carico il minore e condiviso con le famiglie. Per quanto riguarda invece i progetti della convenzione gestiti direttamente dalla scuola con ovviamente il contributo comunale, anche quest'anno ovviamente si rinnovano gli interventi degli psicopedagogisti a supporto appunto del percorso degli studenti di tutte le classi e sezioni, quindi per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Il progetto Nuoto Sì, che è stato introdotto l'anno scorso e che insomma ha avuto un discreto successo in termini di partecipazione, viene riproposto con le stesse modalità, 8 lezioni per ogni classe e si svolgerà presso la piscina di Castiglione Olona. Il progetto Scuola Bottega, che è stato introdotto 2 anni fa, anche questo ha avuto un riscontro molto positivo, le insegnanti erano molto soddisfatte dei laboratori che sono stati attivati. Ovviamente l'obiettivo, come riporta la slide, è quello di responsabilizzare un po' il ragazzo, di stimolare la creatività, sviluppare in lui capacità progettuali, l'acquisizione del fare pratico. Ovviamente il numero di laboratori che verranno attivati nel corso dell'anno non è ancora stato stabilito perché dipende anche dal reperimento di un certo numero di volontari, che però si sono sempre dimostrati disponibili a dare una mano. Il progetto Linguaggi Artistici si tratta di laboratori che vengono condotti, si tratta sì di laboratori alcuni teatrali, altri legati alla musica e anche alla danza, che vedono coinvolte sia la scuola primaria che la scuola secondaria. Questo sia grazie all'intervento di esperti esterni, sia grazie all'intervento di insegnanti che sono specializzati in queste discipline. E come riporta la slide, porterà alla
creazione di uno spettacolo finale sulla base di un tema scelto inizio anno che verrà proposto alla comunità vedanese. Anche quest'anno saranno attivati laboratori di psicomotricità per la scuola dell'infanzia e gli studenti delle classi prime della scuola primaria, le lezioni con l'insegnante madrelingua per la rivolta alle classi quarta e quinta della scuola primaria, le classi, tutte le sezioni insomma, della scuola secondaria di primo grado, il progetto Microstoria che è stato introdotto l'anno scorso, si tratta appunto di un progetto che ripercorre un po' il programma di storia, insomma, il programma ministeriale per così dire, di storia, però approfondendolo e soprattutto facendo più riferimento a quella che è la storia del territorio, quindi la storia locale. 42 lezioni distribuite nell'anno scolastico, quest'anno peraltro, no, nell'anno passato gli studenti hanno avuto anche l'opportunità di visitare l'archivio comunale insieme all'esperto che si occupa di questo progetto. Altri progetti che abbiamo riassunto qui in questa slide sono quelli di educazione all'affettività, alla sessualità e alla legalità con esperti del settore, l'accoglienza e l'inserimento di alunni stranieri con interventi individuali, alfabetizzazione, materiale didattico a supporto, la partecipazione ai giochi della gioventù e brevi uscite sul territorio e in coda, ma perché insomma rispetto all'anno scorso che costituiva una novità andava spiegato meglio, quest'anno invece c'è già tutto un anno di percorso, il progetto del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Con questo ho concluso la presentazione dei progetti. Grazie consigliere, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, la convenzione è molto ampia, come al solito siamo contenti appunto di avere a Vedano una scuola così ricca di attività e quindi il Comune fa tutto il possibile per sostenere queste attività. Sono ovviamente una convenzione per cui sono alcuni progetti a cui è molto sensibile l'amministrazione, altri a cui tiene molto, molto la scuola, quindi si trova un ragionevole punto d'incontro e si arriva a questa convenzione. Se c'è qualche altro intervento, consigliere Baroffio. Sì, come è stata esaminata in commissione, è stata riportata questa sera, io però esordirei con un'osservazione sul fatto che all'11 di ottobre stiamo discutendo l'approvazione di un piano di diritto allo studio dopo un mese che è iniziata la scuola. Io ho chiesto espressamente in commissione a chi fosse riconducibile il ritardo e sembrerebbe emerso che è stata qualche disfunzione all'interno dell'istituto. Io col mio gruppo credo che la voteremo anche quest'anno, però l'anno prossimo si auspica che la trattazione avvenga con un abbondante spazium deliberandi o comunque la possibilità di osservarne i contenuti prima che sia iniziato l'anno scolastico, perché altrimenti arriviamo al ridicolo. Peraltro per esempio è iniziato già anche il progetto Let's Play prima che questo consiglio abbia deliberato, è forse un gesto di scarsa attenzione anche e di rispetto nei confronti del consiglio medesimo. Avevamo, come dicevo, direi esaustivamente esaminato i contenuti in commissione che sostanzialmente replicano i contenuti delle precedenti convenzioni. C'è stato a mio avviso positivamente un potenziamento del finanziamento dei laboratori di psicomotricità che mi pare fossero stati un po' ridimensionati nella versione precedente. Avevo già in commissione fatto una richiesta che spero venga accolta e che è legata alla mia perplessità rispetto ai contenuti, alla sostanza del progetto che mi sembra in realtà solo formale, che è quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Volevo capire a distanza di un anno che cosa abbia prodotto e sia in termini concreti sia in termini di educazione alla vita istituzionale o quella che una volta si chiamava educazione civica, anche perché per esempio hanno dovuto sostituire il cosiddetto sindacchino che è passato a una scuola superiore senza che ci siano nuove lezioni perché sono previste biennalmente. Comunque non vi annoio rispetto alle osservazioni che avevamo già fatto
su quel regolamento che ci lasciava parecchio perplessi. Una domanda, ho visto che avete inserito nella tabella piano diritto allo studio anche gli interventi straordinari di tipo conto capitale sugli edifici scolastici per 479.000 euro come efficientamento energetico e come 399.855 genericamente come adeguamenti. Vorrei capire se questi soldi sono già stati investiti, spesi, pagati e le opere completate, o se si rientra anche qui nell'ambito di quella finestra aperta sul patto di stabilità per il 2016 e quindi è ancora tutto da definire. Grazie. Grazie consigliere Baroffio, do la parola al consigliere Calò che tra l'altro ha seguito bene lo sviluppo proprio del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a cui tutti siamo molto orgogliosi di avere qui a Vedano. Sono veramente tante le persone che hanno apprezzato questo intervento, i ragazzi stessi, i genitori, ma anche poi tutta la comunità che li ha accolti. L'osservazione che ha fatto dal punto di vista tecnico, c'è stata l'elezione, perché il regolamento prevedeva che siano i consiglieri dei ragazzi ad eleggere il loro sindaco, l'elezione c'è stata, è stato anche comunicato, sì, dovevamo ancora trovare un momento per proprio fare la cerimonia di insediamento, però il regolamento è stato seguito alla lettera e i ragazzi hanno proprio più che studiato sui libri come si faceva ai nostri tempi, l'hanno proprio imparato da queste attività come funziona la vita democratica con un organo rappresentativo come quello che può essere il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Prego, consigliere Calò. Sì, no, solo per dire che giustamente il consigliere Baroffio puntualizza sulle tempistiche, ha ragione, dico io, nel senso che bisognerebbe arrivare prima all'approvazione della convenzione tra il Comune di Vedano e l'Istituto Comprensivo. Di certo noi ci siamo occupati della presente convenzione già con questa primavera, in tarda primavera. Ovviamente è possibile fare dei ragionamenti precisi e conclusivi sui progetti quando sono in corso. Siccome si tratta di progetti relativi alla qualità dell'istruzione, è opportuno lasciare alla scuola, prima ancora che l'amministrazione comunale, il tempo di verificare, ma una volta che si sono conclusi, i progetti in maniera molto specifica e analitica. Quindi una prima rendicontazione sui progetti ci è pervenuta nel mese di luglio e a questa sono seguite nel mese di settembre integrazioni che noi abbiamo dovuto prendere in considerazione. Ci sono stati anche due passaggi in giunta, questo per dire che nei confronti di questo documento, che ha un'importanza fondamentale, c'è stata la dovuta attenzione da parte di tutte le persone interessate. Purtroppo, quando è qualcosa che coinvolge più di un organismo, quindi non solo il comune ma anche la scuola, mi viene da dire la scuola nelle persone, delle insegnanti che hanno portato avanti i progetti, della preside, del consiglio d'istituto degli studenti e degli insegnanti, è sempre comunque un po' difficile arrivare con tempistiche così puntuali e quindi certo il nostro impegno è per ridurle, però anche andando a vedere l'approvazione della convenzione negli anni precedenti non credo sia mai stata fatta prima dell'inizio della scuola addirittura, forse nei giorni prossimi insomma all'inizio, ma quasi mai prima. Il nostro impegno comunque è ovviamente per ridurre i tempi rispetto a quelli che abbiamo seguito fino per questa convenzione. Sul Consiglio Comunale dei Ragazzi, sì, il sindachino, per così dire,
ha concluso i suoi studi nella scuola secondaria di primo grado e quindi è passato alle scuole superiori. Avendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi una durata biennale, questo inconveniente era previsto e risolto con un articolo che prevedeva la sostituzione dei consiglieri comunali eletti con i primi della stessa lista, se no il primo in assoluto tra i non eletti. Questo è avvenuto e in sede di Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si è tenuto nel mese di settembre, la prima seduta, c'è stata l'occasione per eleggere il nuovo sindacchino, quindi per rinnovare l'organismo. Perciò si è proceduto secondo la regolarità di quanto previsto dal regolamento. Ecco. Ma sulla valenza poi del progetto, ma ci tengo a precisare innanzitutto che non è un progetto imposto dall'amministrazione comunale alla scuola, è voluto dalla scuola, caldamente appoggiato anche dall'amministrazione comunale. Quindi noi lo portiamo avanti con convinzione e con grandi aspettative. L'abbiamo introdotto l'anno scorso, chiaramente nel corso dell'iter eventuali criticità emerse andranno vagliate con attenzione ed eventualmente si dovrà procedere a modifiche, ma non mi sento di discutere della validità in sé del progetto, che prima ancora che per il Comune ha una forte valenza didattica di educazione alla cittadinanza, e questa prima ancora che nei progetti che sono stati portati avanti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, vale anche per la presenza degli stessi piccoli consiglieri in occasione di manifestazioni pubbliche. C'è stato alla cerimonia di insediamento un Consiglio Comunale degli Adulti tenuto insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi, una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, se non tutti, c'è sempre stata nel corso delle manifestazioni pubbliche. Se non altro, mi viene da dire, senza risultare troppo retorico, che è proprio in quelle occasioni che si respira insomma, l'entusiasmo dei giovani e la valenza di questo progetto, la valenza civica forte di questo progetto. Sui progetti che vengono portati avanti è prevista nel regolamento un forum alla fine del biennio, perché il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha una durata biennale, che prevede la restituzione all'intera cittadinanza dei lavori svolti nel corso di questo percorso. Fino ad oggi i ragazzi sono stati impegnati su molte cose, su molte iniziative, dagli studi che stanno portando avanti sullo spreco energetico dell'istituto, al concorso sul riciclo creativo, alla partecipazione all'iniziativa di Adotta una Aiuola, alle segnalazioni che sono state rivolte agli assessori su particolari problematiche da loro rilevate all'interno del paese, ai quali è seguita una risposta degli assessori stessi. E non da ultimo il progetto che è stato avviato con l'inizio di quest'anno scolastico con la collaborazione della Polizia Locale per l'installazione di una cartellonistica permanente nelle zone più sensibili. Quindi questo per dare un primo rapido resoconto. Poi appunto ci sarà modo di valutare tutti i progetti alla termine di quest'anno scolastico, quando il Consiglio Comunale arriverà a scadenza e nell'anno successivo si dovrà procedere a rinnovo. E niente, peraltro è un progetto che vede i ragazzi molto coinvolti, se non altro a testimonianza di questo anche la loro partecipazione nella fase iniziale, che ha visto la formazione di ben 8 liste, ciascuna composta da 13 studenti, quindi un numero importante di ragazze e ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria. Grazie. Grazie consigliere Calò. Sì, sulle tempistiche raccolgo anch'io e sfonda una porta aperta al consigliere Baroffio, perché questa convenzione sia approvata rapidamente, quindi a luglio idealmente. Abbiamo provato anche noi a sollecitare la scuola, però la scuola è molto, molto impegnata a fine anno per gli scrutini, a inizio anno per la formazione delle classi. E quindi
fare un'ulteriore pressione ci sembrava proprio poco corretto e poco rispettoso. Ne abbiamo già parlato con l'ufficio, probabilmente per i prossimi anni vedremo di riportare questa sollecitazione del Consiglio Comunale e avere delle tempistiche più rapide, con anche magari qualche accorgimento che favorisca l'approvazione di entrambi gli organi, perché poi anche la scuola ha giustamente i suoi tempi di approvazione della convenzione. Se c'è qualche altra domanda. Assessore ai lavori pubblici. Sì, buonasera. Sì, abbiamo ottenuto una commissione territorio ad hoc proprio qualche giorno fa, proprio per aggiornare sulla situazione attuale. Comunque, per essere abbastanza rapidi e sintetici, le cifre che trovate sono la somma di tutta una serie di interventi che interessano gli edifici scolastici. Allora, la situazione è questa. Attualmente abbiamo in fase di aggiudicazione l'intervento, tra virgolette, più cospicuo, che riguarda la sostituzione dei sorramenti del plesso della scuola media. È un lavoro che è stato ascritto a bilancio per una cifra di 390.000 euro. Il quadro economico qui prevedeva anche altre opere che sono già state compiute, come l'isolamento del sottotetto, la posa della linea vita, la realizzazione di pozzi perdenti nell'atrio, comunque dell'ingresso della scuola, l'acquisto di pensiline per le biciclette. Questa è una parte. Poi abbiamo già posato e realizzato la pensilina alla scuola materna e abbiamo già ottenuto la certificazione antincendio, così come tutta la parte relativa all'impianto elettrico sia dell'edificio delle scuole medie che della palestra è stato completato, e l'acquisizione di tutte le certificazioni necessarie. Questo era un secondo step di lavori che era iniziato nel corso del 2014. Abbiamo ancora in fase di conclusione o comunque di aggiudicazione lavori alla scuola elementare per 89.000 euro. Anche qui l'intervento sarà quello di andare a sostituire i serramenti che sono datati 1964, anno di costruzione dell'edificio. Un altro intervento piuttosto importante riguarderà la scuola materna di 225.000 euro. Qui il discorso è più complesso e complicato, siamo in attesa da parte del progettista di ricevere il progetto definitivo esecutivo per poi vagliarlo ed eventualmente approvarlo. Quindi questi sono i lavori che interessano il plesso scolastico. Attualmente quindi i lavori sono in fase di realizzazione, alcuni sono già completati, la parte più cospicua verrà realizzata nei mesi diciamo di fine ottobre, novembre, dicembre, con sicuramente qualche disagio in fase di realizzazione, ma che è ampiamente condiviso con i referenti delle scuole, e che si cercherà di arrecare il minor danno possibile ai ragazzi nella partecipazione alle elezioni. Grazie Vice Sindaco, se c'è qualche altro intervento, altrimenti mettiamo in votazione il piano diritto allo studio. Bene. Allora, favorevoli alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Vedano Lona e Istituto Comprensivo Statale Silvio Pellico di Vedano per l'anno scolastico 2016-2017, come risultante agli atti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Unanimità, facciamo anche l'immediata esecutività proprio per recuperare qualche giorno in più. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Unanimità. Va bene. Il quinto punto all'ordine del giorno è il regolamento dei servizi sociali
dell'ambito distrettuale di Tradate. È un regolamento comunale a tutti gli effetti, che però ha fatto tutto un suo lungo percorso all'interno dell'ambito distrettuale di Tradate e dopo tanti anni arriva ad avere un regolamento unico a livello distrettuale. È stato faticoso, laborioso e ha coinvolto sia esperti, specialisti, sia le parti sociali, tutte le commissioni consigliari dei comuni appartenenti al distretto e alla fine è uscito un bel lavoro. Abbiamo un regolamento unico su tutto l'ambito che quindi favorirà la fruizione e eviterà anche magari qualche struttura, qualche anomalia di migrazione sociale, quindi da un comune a un altro a seconda se il servizio era o no conveniente oppure no. Do la parola quindi all'assessore Marzia Baroffio che sinteticamente ce lo illustrerà perché è un regolamento molto corposo nella sua complessità e eventualmente assistita dalla dottoressa Masullo. Prego, assessore. Buonasera. Innanzitutto, vedete, è il regolamento del regolamento comunale dei servizi sociali che è stato concordato fra tutti i comuni del distretto. Sono 8 comuni che vedete elencati. E la necessità di questo regolamento comune viene appunto dal fatto che era utile avere comunque una sorta di omogeneità di trattamento per quanto riguarda i servizi sociali, uniformarli tutti quelli del territorio perché appunto c'erano delle disparità di trattamento da un comune all'altro e quindi c'erano persone che usavano Venegono per determinati servizi, Vedano per altri e così secondo la comodità. In questo caso uniformando le persone del territorio e del distretto trovano lo stesso servizio con le stesse caratteristiche in tutti i territori del distretto. È stato, come diceva il signor sindaco, piuttosto laborioso l'iter di questo documento perché parte da un documento del 2011 che era un regolamento legato semplicemente all'autosufficienza, mentre per quanto riguardava la non autosufficienza le leggi erano in corso di elaborazione, formazione, cambiamento. A un certo punto si è arrivati nel 2013 con il decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri numero 159 e poi ci sono stati successivi attuativi normativi a definire effettivamente quali sono i regolamenti rispetto a tutto l'ambito della non autosufficienza. Allora, l'inizio di questo documento parte con il lavoro dei tecnici, gli assistenti sociali, dei vari comuni naturalmente, e con il coordinamento dell'ufficio di piano, perché bisognava valutare tutte le variabili in modo che ne uscisse un documento completo. Questo lavoro è stato anche supportato dall'aiuto della consulenza del dottor Uccellini, che era un esperto in materia ed è un collaboratore di ANCI. E questo documento è passato tra vari tavoli degli assessori, assemblea dei sindaci, con opportuni aggiornamenti, correzioni. Nel luglio scorso è stato presentato al terzo settore, ai sindacati, che hanno presentato ulteriori osservazioni. Alla fine del percorso il documento è stato visionato dall'assemblea dei sindaci del distretto. Diciamo che la cosa più rilevante rispetto ai regolamenti precedenti è stata l'eliminazione della gratuità, perché si è ritenuto che dare un valore anche minimo al servizio accresce il valore di questo servizio, sia per quanto riguarda appunto chi offre il servizio, ma anche per chi lo riceve, che insomma diventa responsabile, corresponsabile di questo servizio.
per cui è rimasta soltanto una gratuità suggerita da un consigliere del comune di Tradate, che riguarda le persone anziane non autosufficienti che non abbiano l'assegno di invalidità e che abbiano un ISEE inferiore al minimo vitale che è stato fissato in 5.830,76, che è il valore annuale della pensione sociale compresa la tredicesima. Questo valore però non è fisso e stabile, ma viene aggiornato ogni anno dall'Assemblea dei Sindaci. Quindi l'unica gratuità rimasta. Il resto c'è una compartecipazione che va dal 10% al totale, sempre riferito all'ISEE. E che dire, è stato un passaggio importante, no, questo. E adesso c'è questo regolamento che entrerà in vigore per quanto riguarda tutti i servizi il 1° gennaio del 2017, secondo l'anno solare, mentre per quanto riguarda i servizi scolastici entrerà in vigore a settembre con l'inizio dell'anno scolastico. Adesso se avete un po' di pazienza, avevo preparato delle slide per... Allora, il regolamento dei servizi sociali che disciplina tutte le modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali. E per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti, abbiamo visto in parte, e a pagamento, e di prestazioni professionali che sono destinate a promuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà, promuovere e superare di difficoltà per che le persone incontrano, insomma, durante la loro vita. I principi generali riguardano le prestazioni e i servizi normati dal presente regolamento, si propongono di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita per prevenire fenomeni di emarginazione, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia. Ovviamente, gira la pagina che io mi sono persa. Allora, le finalità sono sempre quelle che si deve prevenire e promuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi, garantire il diritto alle persone al pieno sviluppo della propria personalità, sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e soprattutto i soggetti in età evolutiva, promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire le situazioni di difficoltà e soprattutto evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Le modalità di accesso alle prestazioni sociali prevedono che venga fatta una specifica domanda e l'esito finale della questa domanda che viene elaborata e vista più volte, l'esito viene dato poi al richiedente non oltre i 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La domanda comporta innanzitutto una valutazione del bisogno e si intende, ci devono essere almeno queste condizioni, l'incapacità a provvedere a se stessi, l'insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, difficoltà nella vita di relazione e la presenza di un svantaggio personale, situazioni di fragilità, presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono gli interventi socioeducativi. L'assistente sociale valuta il bisogno. In base a queste valutazioni considera questi elementi: la capacità economica in base al valore dell'ISEE, la disponibilità delle risorse economiche da parte della famiglia, la disponibilità personale delle risorse di rete, le condizioni di salute, la situazione abitativa, la capacità di gestire di sé il nucleo familiare, la capacità di assumere decisioni, capacità di aderire al progetto. Poi ci sono anche delle valutazioni multiprofessionali quando ci sono dei bisogni complessi che comportano anche un intervento sociosanitario, perché magari c'è, come si dice, una problematica psichica. Poi la definizione di progetto sociale, perché una delle
delle cose fondamentali è che la persona richiedente aiuto, richiedente l'intervento, deve aderire a un progetto sociale. E il progetto sociale che viene redatto dall'assistente sociale assieme alla persona richiedente l'aiuto e viene condiviso naturalmente, deve indicare gli impegni della persona o del rappresentante legale quando ci sono situazioni più complesse e viene definita la quota di contribuzione che eventualmente viene dovuta. La misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali, i tempi e le modalità di erogazione. Il progetto prevede delle verifiche programmatiche che poi possono aggiornare il progetto o addirittura chiuderlo, concluderlo. Allora, gli interventi sono anche da parte del distretto, che sono interventi integrativi che possono appunto integrare secondo delle diverse fasce orarie le attività del servizio, complementari rispetto agli interventi erogati dal comune e innovativi perché magari si possono trovare delle nuove soluzioni fino a quel momento non sperimentate. Poi le situazioni di povertà con reddito insufficiente, accertato sempre tramite ISEE, deve essere inferiore al minimo vitale e possono beneficiare di contributi economici straordinari, agevolazioni nel costo dei servizi sociali, educativi, scolastici, sociosanitari, indipendentemente dall'applicazione delle altre agevolazioni. Qui, proprio quando siamo nelle condizioni che abbiamo visto prima del minimo vitale, dei 5.830 euro annui. E questi, ovviamente, l'erogazione di questi interventi deve essere legato alla preventiva associazione del progetto sociale. Gli interventi e servizi sono servizi domiciliari, interventi e prestazioni di carattere operativo concreto, di sostegno e aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali che vengono erogati presso il domicilio delle persone che si trovano in situazione di fragilità sociale, in stato di parziale o meno autosufficienza, di non autosufficienza. L'assistenza domiciliare per anziani, disabili e soggetti fragili, assistenza educativa domiciliare e scolastica e i pasti a domicilio. Poi altri interventi diurni. I servizi sono rivolti a tutta la popolazione e sono per quelli asilo nido, microasilo, nido famiglia, servizi per minori, il centro aggregazione giovanile, il centro diurno ad alta valenza educativa e lo spazio neutro. Servizi per persone disabili, il centro socioeducativo, il centro diurno per disabili, servizio di formazione all'autonomia e il servizio per anziani, cioè centro sociale anziani e il centro diurno anziani. Ci sono poi servizi residenziali, che sono tutte le strutture a carattere sociosanitario, socioassistenziale e o sanitario, che accolgono persone che non sono in grado di provvedere a se stessi, temporaneamente o in un ambiente familiare non idoneo. Il servizio di affido rivolto ai minori che hanno bisogno di una temporanea accoglienza in una famiglia a supporto della famiglia d'origine che è in disagio. E questa è l'agevolazione sui costi. Viene conteggiata secondo le tabelle di partecipazione al costo dei servizi. Non esistono due quote uguali, perché è tutto basato sul calcolo dell'ISEE, in base alla è un calcolo che è stato suggerito da ANCI ed è stato recepito da tutti i comuni, che mette in relazione la quota base, l'ISEE e la quota massima. Quindi, siccome non ci sono due ISEE uguali, non ci sarà mai una quota uguale. Questa viene chiamata formula lineare perché permette una compartecipazione più vicina e più puntuale rispetto alle effettive esigenze della famiglia. Mentre prima si usava il calcolo a fasce che prevedeva la fascia da 0 a 10.000, da 10.000 era meno, come dire, meno corretta, nel senso che la persona che aveva 10.000 euro pagava magari zero, quella che aveva 10.001
pagava, come quello da 15.000 o da 20.000. Con l'introduzione di questa tabella, di questo sistema di calcolo, si è un pochettino livellato, eliminato questo sistema, e ciascuno paga per quanto effettivamente è in grado di fare. Credo di avere detto tutto. Grazie Assessore, se c'è qualche domanda appunto su questo regolamento che sarà unico per tutto il distretto, tra l'altro siamo i primi credo ad approvarlo, quindi siamo ben contenti appunto di arrivare alla conclusione di questo iter che, come diceva l'assessore, entrerà in vigore dal 1 di gennaio del 2017 per dare appunto a tutti i comuni una data unica certa per l'entrata in vigore dei vari servizi comunali. Consigliere Baroffio. Sì, no, solo per le domande sono state già, come dire, hanno trovato risposte esaustive in commissione perché è passata due volte questa bozza e abbiamo potuto vedere insieme e anche alla fine elaborare insieme le osservazioni da fare, e quindi è stato un lavoro puntuale e che ha richiesto il tempo necessario per una elaborazione così complessa. Volevo sottolineare una caratteristica che mi sembra di riconoscere in questo documento: non è un'astrazione, è stato elaborato sulla base dell'esperienza concreta e si è cercato di fare del proprio meglio rispetto al contesto in cui ci si muove. Potrebbe anche subire delle modifiche in relazione sia all'esperienza e quindi all'affinamento di quelle che sono le previsioni che lo contengono, o in relazione all'evoluzione del quadro normativo, e qui ci sta la consulenza esterna e la necessità di omogeneità, perché nel momento in cui dovessero cogliersi degli aspetti di vulnerabilità è meglio essere attrezzati ad affrontarli insieme rispetto al quadro normativo, perché queste sono comunque materie che con una certa facilità vanno al TAR piuttosto che ad altri organi di giurisdizione. Quindi il nostro voto sarà favorevole rispetto all'approvazione. Grazie. Grazie consigliere Baroffio. Ci sono altri interventi? Altrimenti mettiamo in votazione il regolamento dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Tradate. Ripeto, regolamento comunque comunale. Favorevole all'approvazione. Unanimità. In questo caso non votiamo l'immediata esecutività, così tanto non c'è il requisito di urgenza. Bene, l'ultimo punto all'ordine del giorno è la mozione presentata dai consiglieri Orlandino, Adamoli e Maletta ad oggetto mozione di solidarietà ai comuni terremotati del centro Italia. Credo lo illustra il primo firmatario, il vice sindaco Orlandino. Prego. Sì, grazie sindaco. Sì, faccio un'introduzione breve per lasciare spazio anche agli altri firmatari che hanno condiviso con me la proposta di ANCI che abbiamo ricevuto di recente, nella quale appunto si chiedeva la messa in ordine del giorno di una proposta che va nel concreto, che non lascia spazio ad interpretazioni, ma che impegna il Comune ed il Consiglio Comunale ad azioni concrete sul territorio. Parte dalla considerazione legata purtroppo al terremoto capitato in centro Italia di recente, che ha causato notevoli danni, e dalla considerazione, e vittime purtroppo, e dalla considerazione dalla premessa fondamentale su quante risorse vengono spese per gestire le emergenze e gli eventi catastrofici
e quanto invece queste, se con un'accurata e pianificata politica di gestione e di prevenzione, possano essere maggiormente messe a frutto sul territorio per preservare i nostri territori e soprattutto le vite umane delle persone. Quindi parte da questo elemento che noi logicamente condividiamo in pieno e che riteniamo debba poi manifestarsi con azioni concrete. Nel nostro piccolo, ma forse neanche tanto nel nostro piccolo, ci stiamo muovendo in questa direzione, visto che mi occupo di lavori pubblici, quest'anno per divagare un attimino, ecco, vi faccio giusto un'anticipazione, siamo in fase di partenza con i lavori al Fosso Zocca, che rappresentano per Vedano una zona particolarmente critica, dove in passato, non recente fortunatamente, si sono verificati eventi piuttosto importanti per il nostro territorio, che ha la fortuna di trovarsi in una zona non particolarmente grave dal punto di vista del rischio sismico. Però questo non ci esclude, non ci elimina dal prendere atto e prendere coscienza che comunque bisogna promuovere azioni che vanno in questa direzione. Azioni concrete che la mozione che vi presento qui questa sera, che vi anticipo insieme ai miei colleghi Adamoli e Maletta, proprio va nella direzione di promuovere delle azioni concrete per dare un segnale importante e che vuole mettere anche all'ordine del giorno e all'attenzione degli organismi comunque sovracomunali della regione e degli enti preposti a considerare l'elemento soprattutto della prevenzione, delle politiche di prevenzione come un elemento fondamentale. È fatta esplicita richiesta all'interno della mozione di un impegno che si concretizzerebbe nel mettere a disposizione nel budget annuale della regione attività di prevenzione per l'1% del bilancio regionale. Quindi pensate bene a una somma importante che potrebbe sicuramente avere dei risvolti positivi sul nostro territorio. Per quello che ci riguarda, con la Protezione Civile stiamo conducendo da tempo incontri e appunto riunioni proprio sul tema. C'è espresso riferimento ad un impegno da parte nostra di portare a termine entro i prossimi 60 giorni, se la mozione logicamente sarà approvata e, come mi auguro, avrà la condivisione da parte di tutto il Consiglio Comunale, di un'esercitazione per posti di comando. È un aspetto importante che serve a testare, diciamo, la capacità del territorio di far fronte alle emergenze. Volutamente lo abbiamo già, tra virgolette, sperimentato, ecco, non era il caso specifico proprio di un'emergenza, però ecco, in occasione di una manifestazione piuttosto importante sul territorio abbiamo attivato per la prima volta l'unità di crisi locale, l'UCL, che è prevista nel piano di emergenza, con il coinvolgimento, diciamo, di tutti i referenti sul territorio, dell'ufficio tecnico, la polizia locale, l'amministrazione e tutti coloro che appunto debbono in quel caso essere pronti e solerti nel prendere iniziativa. È stata una decisione presa appunto da parte nostra proprio per testare la tempestività nel muoversi in occasione di eventi, in questo caso positivi perché era una manifestazione, però che comunque possono portare delle emergenze da fronteggiare sul territorio. È richiesta appunto l'istituzione della Giornata Nazionale della Protezione Civile. Siamo sicuri che la Protezione Civile, con la quale già lavoriamo molto bene sul tema della prevenzione, sarà ben felice di coinvolgere la popolazione nell'organizzazione di questa giornata. Ecco, io appunto come rappresentante anche della Giunta vorrei che ci tenevo molto a sottoscrivere la mozione proprio per dare un segnale di quella che è la condivisione anche, diciamo, dalla parte amministrativa del Consiglio Comunale, per dare un segnale, insomma, anche di voler poi concretizzare realmente quelle iniziative che il Comune ha la capacità di poter mettere in atto. Ecco, io volevo chiudere giusto per dare modalità anche magari agli altri colleghi eventualmente di aggiungere considerazioni, spunti
da portare all'attenzione del Consiglio. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Se c'è qualche altro consigliere Maletta, prego. Sì, questa mozione penso che sia una mozione, un argomento a cuore un po' a tutti. È una mozione dove penso che sia necessario, soprattutto dagli eventi che stanno succedendo in questo periodo, come diceva appunto il Vice Sindaco, la pianificazione e la prevenzione. Quindi appoggio assolutamente il fatto di fare una sorta di questo test con la protezione civile, proprio perché è una cosa indispensabile su tutto il nostro territorio. Tra le altre cose c'è anche la possibilità di devolvere, insomma, lasciare il nostro gettone di presenza ai terremotati, quindi coloro che stanno in questo momento passando questo momento difficile, e quindi penso che questo qui sia un segnale che noi dobbiamo dare come Consiglio Comunale, ma proprio di solidarietà e di vicinanza a questi comuni che in questo momento sono coinvolti in questo momento appunto difficile che stanno passando, ecco. Grazie. Grazie consigliere Maletta. Se ci sono altri interventi, ecco, una delle attività appunto di consapevolezza del territorio che verrà portata avanti dalla Protezione Civile è l'adesione alla campagna Io non rischio, che a breve verrà appunto proposta anche sul territorio di Vedano, una campagna nazionale molto ben codificata che dà delle istruzioni. Ovviamente sarà orientata al rischio idrogeologico, perché è quella la vocazione, la problematica più grande che abbiamo sul territorio, però ne si possono fare anche altre domande poi ai volontari della Protezione Civile. La mozione appunto inserisce anche, impegna il Comune a aderire alla campagna nazionale dei comuni città resilienti, ed è una cosa importante, chiara. La Giunta è già sintonizzata su questo modo di agire, di prevenire. Resilienza è una parola che deriva, viene presa presto un po' dal campo ingegneristico, quindi resistenza alle sollecitazioni esterne, resistenza agli urti, alle calamità naturali di vario tipo che possono perturbare l'andamento di una comunità. Quelle sul territorio sono una delle più improvvise, delle meno prevedibili. Sul rischio idrogeologico, grazie al cielo, a differenza magari dal terremoto che è improvviso e richiede investimenti notevoli nel corso degli anni, sul rischio idrogeologico si può fare molto appunto nello studio e nella prevenzione del rischio. E questo a Vedano siamo, grazie al cielo, già avanti. La mozione è citato bene, il gruppo di protezione civile è attivo fin dal 1997 e ci sono ancora alcuni comuni in Italia che ancora non hanno attivato questo importante strumento di difesa, e siamo grati appunto ai tanti volontari che si uniscono e lavorano spesso nell'ombra, ma costantemente per rendere il nostro territorio più sicuro. Bene, se c'è qualche altro intervento o commento, ecco, ricordo appunto, come citava il consigliere Maletta, i presenti si impegnano a devolvere un'offerta pari almeno al gettone di presenza, che è stato corretto leggermente il testo da come era presentato da l'ANCI, quindi speriamo che tutti appunto mantengano fede a questo impegno, un piccolo segnale appunto verso le popolazioni colpite dalle calamità. Gli altri interventi sono condivisibili, chiedere alla Regione di destinare almeno l'1% del budget annuale alla prevenzione del rischio da evento calamitoso, è una cosa molto importante che poi solleciteremo la Regione affinché si raccolga questa sollecitazione dei comuni che hanno aderito a questa mozione. Se c'è qualche intervento, il consigliere Baroffi. Grazie, sì, voteremo a favore della mozione per solidarietà e per vicinanza anche di tipo umano.
due osservazioni veloci. Una, vabbè, l'1% del budget regionale francamente secondo me è una cifra enorme, però vedremo. In ogni caso sarà uno stimolo comunque per la, ottenere maggiore attenzione anche in termini di attenzione economica al tema. Un'altra osservazione che mi sento di fare però è quella che la prevenzione si fa anche rispettando le norme e come già per il terremoto dell'Aquila, anche in questo caso ci sono state delle situazioni che sono all'attenzione della magistratura e che involgono episodi di corruzione, di cattiva costruzione, di distrazione di fondi, che poi in questo caso addirittura determinano la perdita di vite umane. E secondo me prevenzione si fa anche con una reazione dura rispetto a queste situazioni, per cui da una parte c'è sicuramente la partecipazione umana, dall'altra c'è anche la necessità di non far finire tutto con la partecipazione umana e la solidarietà, ma anche andare con l'andare a cercare delle responsabilità precise. Questa sera, prima di venire in Consiglio, ho sentito la notizia che il Consiglio dei Ministri si sta occupando del decreto ricostruzione e quindi simbolicamente noi ci impegniamo ad evolvere almeno il gettone di presenza. Io simbolicamente dico che verificherò il decreto ricostruzione perché sembra che vogliano coprire il 100% dei danni materiali anche delle seconde case e non ho sentito cenni a quello di cui parlavo prima. Cioè io non dovrei o non vorrei veder riconosciuto un risarcimento per chi ha costruito in frode alla legge. Questa è una piccola testimonianza che mi sento di dare e che, ripeto, non toglie nulla alla partecipazione e alla solidarietà che posso manifestare dal punto di vista umano alle popolazioni colpite dal sisma. Grazie. Grazie consigliere Baroffio, se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione la mozione presentata ad oggetto solidarietà ai comuni terremotati del centro Italia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Unanimità? Va bene, si chiude qui la seduta di questo consiglio comunale, buonasera a tutti.